L'acqua potabile scarseggia ed ormai emergenza idrica. Cagli ha aperto il pozzo del Burano. Per Aguzzi bisogna costruire più dighe per impedire all'acqua di scendere a valle. Il bosco delle Cesane in fiamme, al lavoro anche di notte per spegnere l'incendio. Sulle cause nessuna ipotesi esclusa. Multato dalla Guardia di Finanza di Fano, un benzinaio di San Costanzo non aveva aggiornato i prezzi del carburante, rischia fino a 6.000 euro di multa. È Lucia Ciccone con la canzone Donne Combattenti, la vincitrice del Festival della Fortuna di Fano. A lei anche il premio della critica e quello per il miglior brano inedito. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia che si apre con l'emergenza idrica. Non piove da settimane, comincia a scarseggiare l'acqua potabile. A Cagli è stato aperto il pozzo del Burano, ma il sindaco Alessandrini e il collega di Cantiano chiedono interventi urgenti per far fronte a quello che è ormai un problema che si rinnova, cioè esiste ogni anno. Simona Zonghetti con le immagini di Giacomo Vitali. È un'estate soleggiata e al contempo drammatica. Se da una parte le alte temperature stanno favorendo le attività degli operatori turistici e balneari, dall'altra la mancanza di piogge sta provocando danni ingenti sia all'agricoltura sia per l'acqua potabile, che è già scarsa in diverse zone della provincia di Pesaro Urbino. Per far fronte a queste criticità sono scattate diverse misure, come le ordinanze comunali antispreco e la sospensione fino al 15 ottobre, e salvo alcune eccezioni, di tutti i prelievi dal fiume Candigliano, dal fiume Metauro e dai relativi affluenti. Inoltre a Cagli è stato aperto il pozzo del Burano, realizzato nel 94 e ristrutturato 2 anni fa per approvvigionare gli invasi che riforniscono la costa di acqua potabile, ma i problemi ci sono stati anche in questo comune, dove nei giorni scorsi i rubinetti di alcune case sono rimasti all'asciutto. Ad oggi insomma abbiamo questa situazione ancora che permane, insomma, di pericolo, diciamo, e mitigata in parte, credo, i dati in questo ci confortano, grazie all'apertura del pozzo del Burano, questa risorsa che viene destinata appunto per le emergenze, e con i suoi 300 litri al secondo, insomma, è riuscita in qualche modo a andare in controtendenza a quelli che erano dei dati veramente drammatici. Poi il gestore si è attivato subito sul territorio, riempendo di autobotti tutte le varie, chiaramente, cisterne che vanno in crisi, quindi cercando di sostituire quello che l'acquedotto pubblico adesso non può fare. Cerchiamo di impegnarci anche come cittadini privati, insomma, perché una piccolissima parte la possiamo fare e la dobbiamo fare anche come cittadini. Non sappiamo, ha poi aggiunto l'assessore Simona Palazzetti, per quanti giorni ancora dovrà rimanere aperto il pozzo, e proprio in quest'area gestita da Marche Multiservizi stamattina abbiamo fatto un sopralluogo per capirne il funzionamento. Si tratta di una grande riserva d'acqua sotterranea posta a molti metri di profondità e funziona a pressione. E abbiamo pochi dati sulla sua capacità, diciamo, di recupero. Alcuni confortanti, ma esigui, si riferiscono ad un'apertura programmata eseguita nell'ottobre 2020. Questa apertura di soli 12 giorni ci ha mostrato che con una portata fino a 450 litri al secondo il pozzo ripristina, diciamo, la sua capacità iniziale. Ecco, non sono dati sufficienti. E quindi, in attesa di soluzioni che ci possano far affrontare queste crisi idriche che ormai sono ordinarie, è necessario acquisirne di più. Esiste anche un sistema di telecontrollo presieduto dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale e accessibile ai comuni interessati per verificare in tempo reale eventuali anomalie. A pochi metri di distanza si può notare invece la paratia che protegge l'invaso, perché nei casi di piena del fiume Burano l'acqua tornerebbe verso il pozzo. Purtroppo non possiamo più, e questo è chiaro, trattare come emergenza un qualcosa che ormai succede in modo cadenzato di anno in anno. Abbiamo un'esperienza già avvenuta nel 2017 e quest'anno stiamo toccando uno dei momenti più difficili per quanto riguarda l'emergenza idrica. Ecco, quindi io credo che dobbiamo avere il coraggio, guardando in futuro, di poter mettere in campo delle soluzioni che ci possano
portare alla risoluzione definitiva del problema. Che siano poi le acque di profondità o le acque superficiali la soluzione non sta a noi dirlo, ma è la scienza che ci deve indicare la via. Io mi auguro, ecco, che dopo le prime piogge che a breve spero arriveranno, non ci si dimentichi dell'emergenza idrica e si possa da subito mettere in campo quelle soluzioni che in parte già ci sono, che ci consentano di poter avere la risposta definitiva all'emergenza idrica del futuro. E noi abbiamo girato subito questo appello dei sindaci, come avete sentito, all'assessore regionale competente Stefano Aguzzi. Assessore, ha sentito le richieste dei sindaci, quale potrebbe essere la soluzione? Piove sempre meno e quando piove fa quei grandi acquazzoni che non consentono più all'acqua di penetrare nel sottosuolo e di immagazzinarsi, ma scendono velocemente a valle. Allora la soluzione, secondo me, è quella di incamerare quest'acqua prima che arrivi a valle, prima che arrivi al mare, con una serie di piccole dighe, di pulizia degli invasi esistenti, una serie di situazioni che non per forza devono prevedere un unico grande invaso, così come qualcuno ha preventivato, che viene anche contestato, eccetera, ma individuare dei punti dove si può immagazzinare l'acqua, in parte anche i punti già esistenti come Tavernelle, San Lazzaro, il Furlo, pulire quindi gli invasi, immagazzinarne di più, in modo che durante l'estate, quando l'acqua manca, come in questo momento, si rilasciano poco a poco e il fiume non muore. Ecco, e il costo dovrebbe essere sostenuto dalla regione in questo caso? Ma il costo è un costo che va ovviamente spalmato. Qui è l'ambito territoriale ottimale che deve guidare il processo insieme alla provincia, parlando di questa provincia. Poi è chiaro che dobbiamo far fronte con fondi anche regionali, ma non solo regionali, ministeriali, ma anche europei. I fondi per progetti di questo genere si riescono a intercettare, però sono periodi lunghi, bisogna che ci muoviamo velocemente ad individuare le migliori possibilità che abbiamo in questa provincia, perché veramente qui da un anno all'altro è sempre più un dramma di approvvigionamento idrico. E nel frattempo a chi spetta la pulizia degli invasi? I tre invasi lungo il Metauro, quello del Furlo, quello di San Lazzaro Fossombrone e quello di Tavernelle a Colle al Metauro sono gestiti oggi da Enel. Io ho già incontrato Enel 20 giorni fa in provincia insieme all'ambito territoriale ottimale e loro ci hanno detto che sono disponibili a intraprendere questo percorso, iniziando dal Furlo, dove c'è già un progetto, diciamo così, pronto, per rimuovere 280.000 metri cubi di fanghi o ghiaia che si è depositato sul fondo di quell'invaso. Li rivedrò i primi di settembre per cominciare a procedere a rendere attuale questo tipo di iniziativa, perché l'acqua va, ripeto, immagazzinata e non fatta arrivare a mare. Intanto c'è il problema degli incendi, anche in queste ultime ore nella provincia di Pesaro Urbino è interessata l'area delle Cesane, dove proseguono le operazioni di bonifica nell'area dell'incendio che è divampato ieri pomeriggio intorno alle 18 nel comune di Fossombrone. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, il direttore delle operazioni di spegnimento e i volontari della protezione civile. I pompieri di Urbino hanno lavorato anche la notte scorsa e grazie all'ausilio dell'elicottero della regione all'alba sono riusciti a spegnere il rogo. Un'operazione risultata molto difficile anche a causa del vento che ha interessato un ettaro e mezzo di bosco e vegetazione. Al momento non si esclude né l'ipotesi dolosa né quella colposa. Intanto ringraziamo il reporter di strada che ci ha inviato questi scatti e anche questo video girato con il drone. Queste invece sono le immagini ufficiali del corpo dei vigili del fuoco. E a peggiorare, come dicevamo, la situazione in generale c'è anche il caldo, accompagnato dal forte vento che ha fatto schizzare le temperature oggi al di sopra dei 40 gradi centigradi, ma l'ingresso di aria fredda a partire da settentrione domani favorirà sulle Marche un temporaneo aumento dell'instabilità. Secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, al mattino avremo locali rovesci o temporali più probabili sui settori settentrionali della regione. Al pomeriggio invece i fenomeni diventeranno più estesi ed intensi, in particolare sui settori collinari e montani centro-meridionali. Mercoledì però il tempo tornerà ad essere stabile e soleggiato con temperature un po' più basse. Questo invece, come vedete, è la grafica di trebimeteo.com.
E adesso passiamo invece ai controlli di Ferragosto, perché a Pesaro, nel locale di una spiaggia sottomonte, è stato necessario l'intervento della polizia locale. In uno stabilimento, ha dichiarato l'assessore Riccardo Pozzi, si sono verificati degli assembramenti e per questo è stata stabilita una sanzione amministrativa di 400 euro e predisposto la chiusura dell'attività da ieri per ulteriori 3 giorni. Chiusura che dopo le verifiche della prefettura potrebbe prolungarsi per un massimo di 30 giorni, oltre a delle altre sanzioni amministrative. Invece la Guardia di Finanza di Fano, visto l'incremento dei prezzi della benzina e del gasolio, sta eseguendo numerosi controlli sulla corretta applicazione della normativa. In un distributore di San Costanzo, siamo sempre in provincia di Pesaro Urbino, sono state riscontrate delle irregolarità. In particolare il benzinaio avrebbe omesso di effettuare nelle ultime 2 settimane l'aggiornamento dei prezzi. Le fiamme gialle hanno quindi elevato una sanzione che, se pagata entro 60 giorni, sarà di 2.000 euro. In caso contrario potrebbe aumentare fino a più di 6.000 euro. E adesso ci spostiamo nel comune di Mondolfo, invece, dove è stato inaugurato un nuovo punto unico di accesso sociosanitario. Si tratta di uno sportello di ascolto per aiutare le persone in difficoltà come gli anziani oppure le persone non autosufficienti. Applauso! Ascolto, informazioni e aiuti. Dopo Mondavio, anche in piazza Bartolini a Mondolfo è stato inaugurato un nuovo punto unico di accesso sociosanitario, il cosiddetto PUA. L'ambito territoriale sociale 6 continua infatti ad aumentare i servizi nel territorio di riferimento, mettendo al centro i bisogni di salute e di benessere dei cittadini. Grazie a una collaborazione con il distretto sanitario di Fano sarà possibile garantire più risposte tempestive ed efficienti. Una rete di servizi che può essere davvero a disposizione soprattutto delle persone più in difficoltà, anziani, non autosufficienti, disabili, insomma tutte le situazioni più difficili, che possono essere affrontate con una risposta integrata, più articolata, che riguarda sia gli aspetti sociali, sia gli aspetti sanitari, ma anche quelli sociosanitari. Questo è un modo appunto per costruire in maniera capillare su tutto il territorio una presenza significativa che possa dare risposte davvero a chi è più fragile, chi è più in difficoltà. Nel nuovo PUA sono presenti l'assistente sociale dell'ambito e l'operatore sanitario che accoglieranno non solo i cittadini di Mondolfo, ma anche quelli dei comuni confinanti di San Costanzo e Monteporzio. Gli utenti possono ottenere risposte sugli assegni di cura, sul servizio di assistenza domiciliare, sui contributi per la disabilità gravissima, dimissioni dagli ospedali e inserimenti in strutture residenziali e diurne. Io nella mia testa da molto tempo ho anche un punto unico d'accesso allargato che inglobi anche il medico di medicina generale. Che il cittadino può andare al punto unico d'accesso a livello del comune, dei medici, di medicina generale e quant'altro, in maniera tale che l'80% delle risposte gli vengono date. Nel mese di agosto è aperto al pubblico previo appuntamento il mercoledì dalle 10 alle ore 13 e poi da settembre si amplierà con l'apertura anche al giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Il ringraziamento lo facciamo all'ambito, a tutti i miei colleghi sindaci che fanno parte dell'ambito, all'ASUR per questo importante progetto che amplia ancora di più i servizi che ci sono qui all'interno della Casa della Salute, che sarà oggetto anche a breve di lavori relativi all'ampliamento. Calano i tamponi, ma e anche i positivi, sono 69 i contagi da Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, più della metà, 47 casi, è stata registrata nella provincia di Pesaro Urbino. Oggi non si sono verificati decessi legati al virus e il totale dei ricoveri resta 45, con un paziente in più in terapia intensiva e 3 in meno in quella semi-intensiva. Apriamo la pagina adesso degli eventi per parlare del successo ottenuto dal ritorno a Fano del Festival della Fortuna. Siamo donne combattenti e contro la violenza sulla donna. Edi Pescara, a 45 anni e con la sua Donne Combattenti, ha stupito la giuria. Lucia Ciccone, scesa dal palco naturale del Rasta a Tafano con 3 trofei, si è classificata al primo posto per la categoria Inediti, ha ricevuto il premio della critica intitolato a Luciano Bonfitto e ha vinto il premio assoluto della 6ª edizione del Festival della Fortuna. Siamo donne combattenti e contro la violenza. Tra
lacrime di gioia e incredulità, Lucia entrerà di diritto alla finale del premio Pigro di Teramo e si esibirà all'edizione 2022 del Carnevale di Fano. Inoltre potrà registrare gratuitamente un brano inedito nel Museo della Batteria a Bellocchi di Fano. Un grandissimo successo, te lo aspettavi? Sinceramente no. No, sono emozionatissima ancora tuttora, infatti ho dormito proprio 3 ore, non sto nella pelle e questo successo lo devo un'altra volta, lo devo a mamma, a tutta la mia famiglia e a Simona Francini che scrive i testi, che mi ha sempre creduto, mi ha sempre creduto. E quindi dedichi a loro la vittoria? Sì, la dedico a loro. Donne combattenti, hai parlato di femminicidio, di violenza, ma anche della grande forza delle donne. Sì, anche della grande forza delle donne, che ancora tutt'oggi esiste il femminicidio. E non solo il femminicidio, perché questo brano è un brano molto forte, però alla fine parla anche dell'amore, che l'amore che la donna sa ascoltare, la donna sa amare. La donna è mamma, la donna è tutto. Sulla donna, mettiamo tutti sulla terra. Lucia ha gareggiato sabato sera insieme ad altri 14 finalisti. Sul palco anche alcuni artisti che parteciparono alle prime edizioni del festival a cavallo tra gli anni 80 e 90. Fermata imprevista, controllo stradale, mannaggia che svista, qui ce la fanno pagare. A intrattenere il pubblico invece ci ha pensato l'ospite d'eccezione, il cantante e imitatore Francesco Capodacqua. Ti supererò, ciao a tutti! In amore andrà, e dove non hai mai sognato di arrivare tu, yeah, yeah. Tornando alla gara, i primi 3 classificati in ciascuna categoria con qualche premio a pari merito si sono esibiti anche domenica sera all'Anfiteatro di Sassonia. A vincere per quella degli editi, che riguarda i brani già pubblicati, è stata invece Carmen Bicchierai, 57 anni, residente in provincia di Bergamo. Metter via, riesca a metter via te. Al termine delle esibizioni è seguito il concerto di Filippo Graziani, che ha cantato i brani più noti del padre Ivan. 2 serate all'insegna della musica e dello spettacolo per il festival, ripreso dopo 30 anni dall'associazione culturale Fortuna Music. Consiglio alla gente, noi siamo così e ci piace andare controcorrente, non odiarci mai. Possiamo dire un grande successo? Tantissimo, lo puoi dire a voce alta. Un grande successo, una bella platea, una grande partecipazione. Grazie Fano TV che ci avete messo nelle famiglie di tutti gli italiani e non solo, perché ci guardavano anche da Praga, ci sono arrivati complimenti dal grande Davide. E qui siamo con la vincitrice, simpaticissima e molto molto brava, speriamo di rivederla presto, anche perché dovrà venire nei nostri studi, sì, per registrare. E quindi veramente grazie a tutti. Dottor Jack in Mister. Dr. Jackie. Possiamo dare l'appuntamento al 2022? Assolutamente, torneremo all'edizione invernale, chiaramente ad aprile, anzi primaverile diciamo, ad aprile al Teatro della Fortuna. Vi aspettiamo il 2022 con la settima edizione del Festival della Fortuna. Ma l'Anfiteatro Rastet a Fano, gli spettacoli proseguono e vanno avanti fino a mercoledì 18 agosto. Il lungomare di Sassonia è tornato ad animarsi con la rassegna E Luceva alle Stelle. Iniziati martedì 3 agosto, gli eventi organizzati dal Comune e dalla Proloco all'Anfiteatro Rastet di Fano proseguono questa sera con il concerto a cura dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Avremo un concerto d'ospitalità di un'istituzione a noi amica, Rimini Classica, che sta ripercorrendo un po' i nostri passi, alcuni concerti di repertorio, alcuni crossover. Tra questi spicca questo Sei Bellissima, in cui la voce strepitosa di Cristina Di Pietro, che è un volto noto anche televisivo per aver partecipato a The Voice of Italy, ci proporrà delle reinterpretazioni di 3 donne importantissime del nostro repertorio cantautorale italiano: Mina, Loredana Bertè e Mia Martini. Quindi una serata con un'altra grande voce, Cristina Di Pietro, all'insegna della musica, del crossover e delle emozioni. Martedì invece tornerà sul palco del Rastat il San Costanzo Show. Martedì 17 agosto, Anfiteatro Rastat, il Codice della Cecca, ore 21:15.
Noi ci siamo nello spettacolo? No. No, però c'è Daniele Santinelli e Rosa della Cecca. Fai centro che tu all'anfiteatro Rastatt con Rosa della Cecca. Dovevi togliere la mascherina, ridilla. Vai. Fai centro che tu all'anfiteatro Rastatt con Rosa della Cecca. E rimettiamo le mascherine, vai. Mercoledì sera con la notte medievale organizzata dal gruppo storico La Pandolfaccia. Il 18, dopo la buona riuscita dello spettacolo dello scorso anno, anche quest'anno saremo all'anfiteatro Rastatt con il meglio di tutti gli spettacoli della Pandolfaccia, sbandieratori, armati, danze, tutto quello che contraddistingue la Pandolfaccia insieme a tanti bravissimi artisti che abbiamo chiamato per l'occasione. Quindi un bellissimo spettacolo, speriamo, e perché possa anche dopo la città riempire un po' dei colori medievali la città di Fano anche al mare. È tutto, ci fermiamo qui, tra poco la pubblicità, le previsioni del tempo, uno speciale registrato a Mondolfo e l'informazione torna domani mattina invece alle 7 con la rassegna stampa, il commento ai giornali. Grazie per averci seguito, arrivederci.